Oggi il benvenuto in questo nuovo video ve lo danno le sorelle Belle, che tra l'altro vi anticipano anche le mansioni della nostra mattinata. Infatti ci siamo dedicati al giardino, alla pulizia del giardino. Siamo partiti spostando finalmente questo rendaruota che ci perseguitava da quando ci siamo trasferiti. Dalle immagini forse non si capisce quant'è pesante, veramente pesantissima, e l'abbiamo spostata solamente adesso perché Luca ha avuto un'idea su come poterla riciclare. Ho sentito la risposta. Sei tu? È lì che arriva. Non Che bella parte. Ma lo che girandolo. Come avete visto, Luca era scomparso, infatti la nonna lo stava cercando, ma per fortuna l'abbiamo ritrovato subito. Comunque, poi abbiamo iniziato le nostre faccende, la nonna ha iniziato a spazzare, io invece ho sbattuto cuscini, zerbino, ho spostato un po' di cose. Ah, dimenticavo, prima vi ho anche fatto salutare Silvestrina che ha seguito con grande interesse tutti quanti i nostri movimenti e i nostri lavori. Ve l'ho detto già più volte. Silvestrina è lunatica come gattina, a volte vuole stare per i fatti suoi, a volte invece ha proprio bisogno di tantissima compagnia. Adesso siamo proprio in questa seconda fase. Poi ho iniziato a spostare un po' di legni, legnetti, legna varia, in questo mi ha aiutato anche Luca, e tutto questo caos di legnetti in giardino è stato creato da Flora. Noi avevamo messo in un angolo della legna e lei si è divertita a portarla ovunque e oggi abbiamo cambiato definitivamente posto a questi legnetti perché altrimenti sarebbe stato di nuovo un lavoro inutile. Poi ho spostato delle cassette che erano lì per errore, le avevamo appoggiate semplicemente per comodità, ma non è quello il loro posto. Intanto, come vedete, Luca continua a racimolare legnetti e insomma abbiamo spostato tutto quanto per poter pulire al meglio. Poi la nonna ed io abbiamo unito le forze per strappare un po' di erbacce che erano cresciute proprio sulle piastrelle e poi, come vedrete, mi sono aiutata con la zappetta proprio per andare a togliere sia le radici che la terra. Mentre lavoravo mi sono sentita osservata, infatti ho trovato Flora la spiona. Lei ama scrutare dalla finestra, osservare, spiare, però come avete visto non appena si è accorta che io ero lì è scesa perché sa che non dovrebbe salire con le zampe così dalla finestra perché rovina un po' le tende. Lo sa, ma quando non è osservata comunque si concede questo sfizio. Poi Luca ha iniziato a passare il decespugliatore per tagliare l'erba che dopo queste ultime piogge è cresciuta tantissimo. Devo dire che quest'estate con questo caldo anomalo non è cresciuta molto, ma appunto, come vi ho già detto, dopo le ultime piogge sì. E poi io ho passato il rastrello per togliere l'erba tagliata e la nonna ha continuato a passare la ramazza, sempre per togliere l'erba che era andata sulle piastrelle. Poi ci siamo concesse una piccola pausa con uno yogurt.
e ho condiviso il momento di pausa con Flora. Vedete quanto è goduta? Lei ama la grattatina di sedere. Se fosse per lei, penso che potremmo passare tranquillamente così tutte quante le nostre giornate. Poi ho aiutato la nonna a fare una bella doccia, guardate che bella maglia che ha messo, come il rosso come le illumina il viso, vi ha anche mandato un bacino. E poi, già che c'ero, ho tagliato i capelli a Luca e erano cresciuti molto. Non mi ero resa conto di quanto fossero effettivamente lunghi fino a quando non li ho visti cadere a terra. E ora passiamo al pranzo. Allora, ho deciso di raggruppare tutte quante le clip in un unico momento perché penso che in questo modo la spiegazione risulti più chiara, ma tutti questi passaggi io li ho fatti durante la mattinata perché si tratta di un lievitato. Ho preparato per il pranzo dei filoncini farciti buonissimi, super super soffici. Tra l'altro, per prepararli non avrete bisogno neanche della bilancia. Infatti, come avete visto, ho messo all'interno di una ciotola un uovo, due bicchieri di latte, mezzo bicchiere di olio di semi e un terzo di panetto di lievito di birra fresco. Poi ho aggiunto 2 cucchiaini di zucchero, ho mescolato, lasciato riposare per qualche minuto e poi ho aggiunto del formaggio grattugiato e del prezzemolo. Potete anche non aggiungere questi ingredienti oppure aggiungerne di più, quindi dei mix di formaggi e dei mix di erbe. Questo dipende dal gusto finale che desiderate ottenere. Ho poi mischiato bene con la forchetta, nel frattempo il lievito si era anche sciolto, e poi sono andata piano piano ad aggiungere la farina di farro, anche questa a occhio. Alla fine dovrete ottenere un panetto morbido, un po' appiccicoso, ma comunque facile da lavorare, deve essere un panetto bello idratato. Io ho usato tutta farina di farro, ho cambiato farina solamente quando ho iniziato a lavorare l'impasto con le mani e ho preso come farina quella di tipo 0, no, di tipo 0 o tipo 1, non mi ricordo, mi sembra di tipo 1. Dopo aver lavorato per qualche minuto il panetto, l'ho lasciato lievitare fino al raddoppio del volume. Più o meno ci ha messo 1 ora e mezza, comunque voi tenetelo d'occhio. Dopo la prima lievitazione ho ripreso il panetto e l'ho diviso in 6 parti. A questo punto ho dato a ogni pezzetto la forma di un filoncino, l'ho schiacciato e l'ho farcito. Io ho adoperato 2 farciture differenti che ho alternato all'interno della teglia, ma anche qui potete utilizzare un'unica farcitura, ancora più farciture, dipende sempre dai vostri gusti. Comunque io in 3 filoncini ho messo le melanzane cotte con il pomodoro e tantissimo aglio, e negli altri 3 invece semplicemente dello stracchino con dei piselli sbollentati. Ecco, come state vedendo adesso, vado a chiudere il filoncino in questo modo e poi mi raccomando, la parte dove c'è la chiusura mettetela a contatto, della teglia. In questo modo l'aspetto finale di questo pan brioche salato sarà molto più carino. Una volta farciti i 6 filoncini, li ho lasciati lievitare di nuovo per circa un paio d'ore. Comunque il volume deve di nuovo raddoppiare. A quel punto ho acceso il forno a 180 gradi e ho fatto cuocere questi filoncini per circa una mezz'ora. Mi raccomando, teneteli d'occhio perché dipende molto dal vostro forno. I filoncini devono essere belli dorati. E questo è il risultato finale, vi garantisco che sono venuti buonissimi, davvero super super soffici. Io ho cercato nel video di farvi vedere quanto erano morbidi, ma purtroppo scottavano troppo per schiacciarli a dovere e mostrarvi la loro morbidezza.
Dopo pranzo ho preparato il solito caffè, che per noi è immancabile per restare belli svegli. Ne ho anche approfittato per farvi vedere il risultato finale del taglio di Luca, perché ammetto, che prima me ne ero assolutamente dimenticata. E nulla, siamo arrivati alla fine di questa mattinata. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video.